Ciao a tutti, allora in questo breve video volevo parlarvi, fare una brevissima riflessione sui risultati dell'attività di comunicazione online. Per avere una pagina Facebook, ma anche per un sito, un e-commerce, c'è bisogno di investire un po' di soldi, di tempo e anche di creatività, perché non tutto è automatico, bisogna capire bene quali sono le possibilità di sviluppo della propria attività professionale, del proprio negozio, del proprio ufficio, quindi richiede un investimento. Quando si investono soldi per un'attività di comunicazione online, lo si fa per tanti motivi, per stare al passo coi tempi, per imparare cose nuove, ma alla fine il tentativo è quello di aumentare le vendite, di lavorare meglio sicuramente, di essere in comunicazione con i clienti anche attraverso il web, ma comunque si tratta di cercare di guadagnare di più. Per questo motivo è bene ragionare sui risultati. Un'attività di comunicazione su Facebook, su Instagram, può essere monitorata in molti modi, in maniera intermedia. Il risultato finale è un incremento appunto delle vendite, però diciamo che se già un'attività di comunicazione online attraverso i social ti porta più gente in negozio a curiosare, più gente a telefonare, più gente, se l'attività sui social porta più gente a scriverti una mail, questo può essere considerato un buon risultato. Il processo di vendita è molto diverso a seconda di quello che vendi, un servizio, un prodotto. Ci sono delle cose che si comprano ogni 10 anni come una macchina, ci sono delle cose che si comprano tutti i giorni come il pane o la frutta, ci sono dei mercati che sono in qualche modo abbastanza locali e ci sono delle attività che sono locali ma hanno una potenziale possibilità di espansione in territori più vasti, quindi non si può fare un discorso uguale per tutti. Io dico che bisogna tenere d'occhio più risultati, tra cui anche imparare cose nuove. Diciamo che tutto passa attraverso il web adesso, molto passa attraverso il web, quindi stare al passo, provando, sperimentando, è comunque una buona cosa. È chiaro che bisogna cercare poi di darsi dei risultati. Se hai un negozio, se hai un ufficio professionale, prova, siccome poi è difficile capire chi è arrivato attraverso i social, a volte una persona ha detto: no, ma a me me l'ha detto un amico che voi stavate qua, ma quell'amico in realtà ti ha visto sui social. Quindi ricostruire i processi attraverso cui ti arriva un cliente nuovo, un cliente potenziale nuovo ti contatta, è abbastanza difficile. In tutti i casi vale la pena provare sempre un po' a esplorare, magari non si riuscirà ad avere una misura precisa dell'impatto dell'attività di comunicazione online, però qualcosa si può fare cercando di relazionarsi ai nuovi clienti, chiedendo come ci ha conosciuti, ha visto la nostra pagina Facebook, per esempio, cose del genere. Sì, più o meno questo, insomma, bisogna provare a costruire un proprio modello di monitoraggio, quello che ritenete più opportuno, e poi verificare chiaramente nel giro di un anno, per esempio, l'incremento di vendite. E comunque vi invito a visitare il mio sito online di lavoro che si chiama https://ripensaeltuolavoro.massimopizzo.com e contattatemi per idee e proposte di collaborazione. Un saluto!